fatto con il mio primo telefono senza tasto, ma mi sa che diciamo, se ne è andata ai pesci, ma il telefono, vabbè, ha fatto in tempo su. Allora, ciao Nicolo, Ciao. come stavo dicendo nella prima intervista, che praticamente diciamo, ci aspetta tra qualche giorno, partirà il nuovo campionato di Serie A. Come ti stavo dicendo, chi vedi come favorita? Complimenti, insomma, la Juve, come La ti sei? Juve. Ma può vincere anche qualcun altro, E però. certo, Milano in tante squadre. L'Atalanta, Sì. l'Inter, oh. Il basket poi piano piano anche sta riprendendo. Sì. Quello dilettantistico, Serie C, Serie B riprenderà a novembre, diciamo, quello professionistico invece è già avviato con la Supercoppa, come ti avevo detto già nella prima intervista a Brindisi, anche se ha fatto come Sassari 4 vinte, 2 sconfitte, ma purtroppo non ce l'ha fatta, quindi diciamo Dinamo Sassari. Sì. Domani, che giovedì, sarà una giornata importante per due significati. Perché, come ti dicevo, domani gioca il Milan in Europa League. Doveva giocare il Milan in Irlanda contro lo Shamrock Rovers. Sì. Secondo te chi vince? Il Milan. Bra, il Milan. Noi dobbiamo vincere, volevo di scuse, scuse se è poco. Sì. E niente, quindi è importante per questo la giornata di domani. E poi è anche importante perché in realtà ci sarà domani una giornata speciale per chi, come ti dicevo, per due telecronisti che da 20 anni, domani faranno 20 anni di telecronache televisive in Italia, Michele Boso, quindi che cosa dobbiamo dire agli appassionati? Tanti auguri. Per loro, e dobbiamo dire anche alle ore 21 domani sera, fate 1-1, un po' seguite il Milan, magari anche sui live score, e vedete la diretta sui canali di Michele, di Luca, Michele Boso. Posa, bravo, che è leader Sì. su Facebook. Chi ha Facebook, insomma, dobbiamo condividere. Io poi ho già fatto un video lunedì su questa live che faranno, domani ne farò un altro. Quindi, caro Nicola, visto che questa volta vogliamo essere brevi rispetto all'altra volta, che cosa possiamo dire ai nostri aficionados? Seguiteci, Seguiteci. seguite Nicola De Lucia su Sì. YouTube. Il nostro spettacolino come si chiama? No, Nicola De Rus. si chiama Deluxe Zecchillo Show. Quindi, cari amici, dal caro Caro Nicola Nicola Zecchino. Zecchillo, Nicola De Lucia, e tu alla prossima. Ciao amigos, alla Ciao, grande. ciao. Ciao, Ciao. forza, fortitudo, viva Stefano Di Laura. Ciao. Ciao.